e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà. Incominciano ad esserci dei dati molecolari, degli studi e sierologici che ci fanno pensare che circolasse in Italia nei primi giorni di gennaio. Abbiamo avuto il primo caso diagnosticato il 20 di febbraio. È chiaro che c'è stato un momento in cui gli operatori sanitari, le nostre strutture, tutti noi eravamo impreparati perché non sapevamo. Questo ovviamente non è responsabilità di nessuno, è quello che è successo ed è inutile recriminare su quello. Che poi sia importante vedere gli operatori sanitari e gli ospedali come un punto cruciale di controllo della trasmissione dell'epidemia, su questo siamo assolutamente d'accordo, ma credo che possiamo concordare che si sta facendo non il possibile, credo anche di più del possibile. Rimane il fatto che questi percorsi per essere messi in piedi richiedono tempo, richiedono risorse, richiedono strutture che sono quelle che stanno arrivando, che soprattutto nelle regioni più colpite, penso alla Lombardia, penso a parte dell'Emilia-Romagna, sono state messe in piedi in una situazione di assoluta emergenza. Ieri è stata una giornata importante, sono stati distribuiti numeri importanti, sono stati distribuiti anche un numero di ventilatori cospicuo dall'inizio dell'emergenza, però il discorso è che c'è un fabbisogno molto grande e grazie alle importanti e cospicue arrivi di mascherine e di materiali si sta andando a colmare questo gap. Il gap ancora c'è, soprattutto per quello che riguarda le mascherine, quelle FFP2, che sono quelle più utilizzate da alcuni sanitari, non da tutti. Beh, ci vuole veramente una fantasia, diciamo, accesa per definire le mascherine. Ecco. A meno che non si pensi, diciamo, alle maschere che usano i nostri nipoti a carnevale. Questa va bene come maschera per Bunny, sapete, il coniglietto. Non me la metto io per non pregiudicare in maniera definitiva quel poco di estetica che le ingiurie del tempo mi hanno lasciato. Ma se ve la mettete, le vostre orecchie escono da queste fessure e avete la faccia di Bunny il coniglietto. Ah, ragazzi, facciamoci un sorriso anche in momenti difficili, ma non le chiamate mascherine. Buongiorno, bentornati a Coffee Break. Allora, da un lato il numero delle vittime e quello dei contagiati diminuisce lievemente, un dato ancora molto, quindi bisogna andare con grande prudenza, molto piccolo, però l'Italia tutta si interroga su quando e come ci sarà la ripresa. Questa mattina c'è un'intervista sul giornale spagnolo El País al Presidente del Consiglio Conte, in cui Conte dice che il blocco, insomma, dell'Italia ovviamente non può durare a lungo e soprattutto è una misura durissima dal punto di vista economico, però non indica i tempi, diciamo, di un ritorno ad una prima, mettiamola così, normalità. Che cosa dice il Premier? Dice che quando il comitato scientifico, che accompagna ovviamente tutte le scelte del governo, ci dirà con certezza che la curva comincia a scendere, allora forse si potranno studiare le misure di rallentamento, ma tutto dovrà essere molto ma molto graduale. Questo dice il Presidente del Consiglio. Sullo sfondo ci sono un'altra questione, che è quella che riguarda gli aiuti proprio pratici alle famiglie, alle persone più bisognose, che non riescono neanche a mettere insieme i soldi per i generi alimentari di prima necessità. L'altro giorno il Premier Conte, con accanto il Ministro dell'Economia Gualtieri, ha annunciato che arriveranno ai comuni italiani circa 400 milioni di euro, e ovviamente saranno i comuni
a dover poi trasformare questi soldi in, diciamo, buoni pasto per i bisognosi. Sentiamo Conte e Gualtieri, perché al termine poi di questo annuncio dell'altro giorno ci sono anche le polemiche che riguardano l'Europa. Sentiamoli. Oggi vogliamo dare anche il segno della presenza concreta dello Stato. L'ho detto nei giorni scorsi, lo Stato c'è. Ci sono tanti cittadini in difficoltà. Vorrei dire loro che non stiamo girando il volto, lo sguardo dall'altra parte. Siamo assolutamente consapevoli che in questo momento ci sono tante persone che soffrono. Sono sofferenze psicologiche, ce ne rendiamo conto, non tutti siamo abituati a stare in casa, non eravamo abituati a stare in casa e a limitare gli spostamenti, ma ci sono anche tante sofferenze materiali di chi addirittura inizia ad avere qualche difficoltà o già ce l'aveva per quanto riguarda i generi alimentari. Abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande impatto. Coinvolgiamo i comuni, i sindaci, a loro giriamo la somma di 4 miliardi e 3 a valere sul fondo di solidarietà comunale. Con una ordinanza della Protezione Civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Le parole della Presidente della Commissione sono sbagliate, mi dispiace che le abbia pronunciate. Naturalmente noi abbiamo al Consiglio europeo demandato all'Eurogruppo di fare proposte e noi siamo impegnati come Paese perché tra queste proposte figuri anche quella, l'emissione comune di titoli per poter sostenere le spese straordinarie di questa emergenza. Questa è la risposta più adeguata per far fronte a quello che è uno shock simmetrico sull'economia e ci aspettiamo che tutti si rendano conto che l'Europa deve essere all'altezza di questa sfida, anche la Presidente della Commissione europea. Negli anni scorsi eravamo dei matti noi come Lega perché mettevamo in discussione questa Europa, Bruxelles, Berlino, lo strapotere della Merkel, della finanza, questa Europa della burocrazia. Ebbene, adesso sono arrivati tutti i Prodi, dice che l'Europa così non va. Il presidente Mattarella nel messaggio di ieri ha detto che l'Europa così non va. Giuseppe Conte si è accorto che l'Europa così non va. È chiaro ed evidente che l'Europa così come è strutturata non ha senso, non funziona. E a virus sconfitto sarà nostro dovere interrogarci sul futuro di questa Europa e sull'utilità di questa Europa così come è strutturata.